Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Greta e in questo video vi voglio far vedere tutti i miei prodotti finiti del periodo, che sono sia makeup che skincare. Li ho accumulati tutti in questa borsettina di tessuto e non pensavo di aver finito tutti questi prodotti, ma ahimè sono finiti. Dunque è meglio così, perché comunque poi col fatto della quarantena. Però devo dire che sono comunque contenta, perché è meglio smaltire sempre i prodotti in modo che comunque ci si possano provare anche di nuovi. Io direi di iniziare subito perché ne sono veramente un bel po', ma vi voglio prima dire che se vi fa piacere di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanellina per non perdervi i video. Ma bando alle ciance, iniziamo subito. Ok, io direi di iniziare pescando random e direi proprio di partire dal makeup, perché è forse quello che è un po' più mi interessa di più in teoria. Di solito perlomeno. E allora partiamo da un fissante, anzi preparatevi perché veramente di fissanti ce n'ho quasi ben tre, dunque partirei proprio da loro. E allora uno è il Sunset Fix and Fresh Makeup Mist con acido ialuronico di Puro Bio, questo fissante qua. Io mi ci sono trovata abbastanza bene, l'unica cosa è che comunque l'odore era un po' tipo di citronella, perché ancora me lo ricordo questa cosa perché mi è rimasta parecchio impressa. E poi l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire è che comunque essendo comunque Puro Bio una marca eco bio, c'è l'alcol al secondo posto, l'alcol denaturato, che per carità aiuta comunque a fissare il make up, però secca molto la pelle, dunque per chi come me ha una pelle sensibile o comunque secca non è il massimo l'alcol al secondo posto. Però diciamo che a parte quello mi ci sono trovata abbastanza bene. E costa sui 10 euro, se non ricordo male, 10-11 euro, e sono questi 100 ml di prodotto e ha 12 mesi di scadenza e anche il nickel tested. Io non so se voi l'avete provato, ma sono curiosa di sapere voi che ne pensate, perché sinceramente è un prodotto che, sì, ok, carino, ma non so se riacquisterei per la questione dell'alcol. Poi, andando avanti, un altro, diciamo, qua una via di mezzo tra un fissante e un punto, una spray extra fine rivitalizzante, che è appunto il Mist & Glow di Mesauda. Questo non è un vero e proprio fissante, però appunto è, come dice qua, uno spray per rivitalizzare il trucco durante la giornata. Io lo usavo sinceramente proprio come fissante a fine del make-up o comunque anche durante, mentre appunto mi truccavo, per levare magari quell'effetto polveroso che si crea con le troppe polvere o comunque con troppa cipria o comunque con quei fondotinta un po' troppo polverosi. E se vedevo che magari usciva fuori questo effetto, andavo con lui e si risolveva in un attimo. Infatti questo prodotto io penso che appena comunque, o non so se ricomprarlo comunque normale o comunque appena arriva in offerta, lo riacquisterò, perché mi ci sono trovata veramente bene. Calcolate che sono 120 ml di prodotto, io l'avevo preso in offerta sui 9-10 euro, se no costa sui 18 se non ricordo male. Così che un po', però comunque sono sempre 120 ml di prodotto. E niente, comunque io questo qua, questo prodottino qua comunque ve lo consiglio. E lo potete trovare comunque Mesauda, io la trovo direttamente sul loro sito ufficiale. Poi, andando avanti, l'altro fissante che invece ho finito, dov'è? Non riesco a trovarlo, eccolo qua. È questo di Catrice, che vabbè, non è, sì, è finito, però ne manca veramente tipo, penso, una spruzzata ormai. È questo Illuminating Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray, questo qua di Catrice, nella versione appunto rosata. Allora questa qua, calcolate che dentro, no, ma adesso appunto è ormai finito, non si vede più, ma ci sono anche delle particelle luminose e va agitato molto bene. E appunto era un fissante dal Finish Glow che io ho amato. Devo dire che all'inizio ero rimasta un po' perplessa, perché comunque a seconda di, non so se era una questione solo dell'inizio, lasciava un po' tipo dei glitter, però dopo un po' ho visto che sono spariti, dunque non lo so se era una cosa che ha fatto solo all'inizio. Fatto sta che comunque, o comunque magari lo spruzzavo troppo da vicino, non lo so. Fatto sta che comunque dopo le prime volte non me l'ha più fatto, anzi veramente l'ho cominciato ad amare, perché appunto all'inizio era un po' titubante. Ma devo dire che sinceramente lo riacquisterei senz'altro. Infatti comunque c'è scritto anche qua di shakerare prima dell'uso. Sono 50 ml e ha 6 mesi di scadenza. Questo sta sui 4-5 euro se non ricordo male, e io l'ho preso sul sito di Cosmetic for Less. Dunque anche qui, se cercate un fissante anche piccolo magari da portare in viaggio così, che non ci volete spendere tanto, questo qua di Catrice è veramente carino. Poi andiamo avanti, e come prodotto finito vi voglio far vedere questo Manhattan Eye Primer, appunto un primer per occhi della marca Manhattan, eccolo qui. E allora, io questo primer all'inizio mi ci ero trovata bene,
Però poi ultimamente ci ho cominciato un po' a litigare, perché comunque non so perché, sia sulle altre persone e sia su me stessa, una volta applicato, anche se lo fissavo con la cipria, rimaneva sempre un po', diciamo, appiccicoso, cioè non faceva aderire bene gli ombretti, e o comunque dovevo starci molto attenta, perché bastava che ne mettevo un po' di più d'ombretto e faceva subito macchia. Dunque, non lo so, non so se lo riacquisterei, anzi mi sa che ne avevo anche già un altro di scorta, ma non so, vediamo, magari gli do un'altra chance su quello nuovo. Però ecco, non, ormai giusto perché l'avevo comprato, però ecco, non so se è un prodotto che riacquisterei. Questo comunque me l'aveva portato mia zia dalla Germania, appunto l'aveva preso là, perché qua la Manhattan in teoria è una marca tedesca, non credo che si trovi. E comunque, se vi può interessare, sono 6 ml e anche questo, no, questo ha 24 mesi di scadenza, dunque ormai appunto questo è finito, vediamo come mi ci troverò con quell'altra confezione, ma già con questo comunque non è che mi ci sono trovata così tanto bene. Scusate, volevo aggiungere una cosa invece sui fissanti che abbiamo parlato appunto all'inizio, e volevo un attimino parlarvi anche degli erogatori, perché mi sono dimenticata di appunto di dirvi prima. Allora, questo qua di Puro Bio, l'erogatore non è tra i più leggeri, comunque anche qua sempre lontanissimo, e comunque alcune volte mi è capitato che mi bagnasse un po' la base, il viso, insomma. Dunque l'erogatore di questo era un po' aggressivo, dunque diciamo non è che pure qua il fatto dell'erogatore mi abbia fatto tanto impazzire. Questo qua invece di Catrice, la vaporizzazione mi è piaciuta moltissimo, perché comunque non mi bagnava assolutamente il viso, l'ho usato anche oggi, perché comunque col fatto che appunto sta ancora finendo, lo sto finendo proprio per davvero, ma sono rimasti veramente 2 spruzzi. E comunque appunto l'erogazione di questa, e lo spray è molto fine, mi piace un sacco. Però tra i 3 soprattutto questi, questi 3 appunto fissanti, e l'erogazione migliore secondo me ce l'ha questo qua di Mesauda, perché questo purtroppo non riesco a farvelo vedere, perché comunque è proprio finita, e ha un'erogazione tipo molto vaporizzata, cioè sembra proprio una nebula, veramente è qualcosa di allucinante. Stareste lì 3 ore a stare così con questo coso, perché è veramente una roba fantastica. E niente, comunque tra i 3, soprattutto questi 3, il migliore come, diciamo, come spruzzo, come nebulizzazione, è questo qua di Mesauda. Poi andiamo avanti, e un altro prodotto finito è un mascara, e si tratta del Lash Sensational Mascara di Maybelline. Questo mascara qui, super famoso, ormai lo conoscono anche i muri. Io l'ho amato, questa è tipo la 3ª confezione che ricompro, non lo so neanche più per quanti ne ho comprati. Mi piace da impazzire, vi faccio vedere lo scovolino, ma è ultra secco, è fatto così, in silicone. Io lo amo, questo mascara lo amo veramente, perché dà proprio quell'effetto, mi allunga, me le volumizza, non mi si sgretola, cioè è fantastico veramente, soprattutto dopo la prima settimana 2, che comunque la formula comincia ad addensarsi un po', è veramente top. Io calcolate lo prendo su Amazon sui 6, 7, 8 euro, a volte dipende, in offerta, o comunque alcune volte mi è capitato che trovavo 2 confezioni di questo mascara a 10 euro. Dunque occhio su Amazon, perché comunque fanno parecchie volte questa offerta, e 10 euro, 2 di queste, ossia 5 euro l'uno, secondo me è un affarone. Un altro prodotto poi finito, sempre riguardo anche qua Maybelline, è il Fit Me Concealer, che è talmente vecchio e finito che non si leggono neanche più le scritte. Comunque vabbè, il classico Fit Me, io ce l'avevo nella tonalità 15, e niente, anche questo mi sa che è il secondo o il terzo anche qua che finisco, perché anche questo correttore io lo amo, super leggero, media coprenza, non mi va nelle pieghe, sta lì tutto il giorno. Appunto è una media coprenza, non è molto, cioè molto alta, però comunque io per illuminare mi ci trovo benissimo. Ho provato anche la colorazione 10, e anche quella comunque diciamo che andava bene per me, era leggermente un po' più pescata, però questa qua, cioè questo qua appunto di correttore, ve lo consiglio assolutamente. Io so che non si riesce più a trovare negli store fisici che abbia visto, comunque non so se ultimamente da questo poi li hanno riportati, però comunque io se no l'ho acquisto o su notino.it o comunque anche lui sempre su Amazon. Poi, altro prodotto finito di Maybelline, cioè non so, pare che l'ho fatto apposta, ma non collaboro con Maybelline, ma comunque un altro prodotto che ho finito, sempre di questo marchio, è la Superstay Matte Ink, la 20 Pioneer, che vi dicevo che avevo quasi finito nei precedenti video, infatti è completamente finita. Anche qua la scritta non si legge più perché è vecchissima, e forse non so se si riesce appunto a farvi vedere comunque il colore, ma è quella che mi vedete indossata nel video dei preferiti skincare, se non ricordo male, comunque sì, o quello, o comunque uno degli ultimi video, tanto se vedete un video con rossetto rosso è lei,
è veramente splendido, è un rosso perfetto. Poi queste tinte hanno durata pazzesca, durano tutto il giorno, mi resistono anche i pasti, ovviamente se mangiate roba oleosa no, però comunque se non mangiate roba troppo oleosa perlomeno rimangono un sacco. L'unica cosa che non mi fa impazzire è che ci mettono un po' a asciugarsi, tipo i 10-15 minuti all'inizio, perché sennò tendono un po' ad appiccicare, cioè non so, un effetto un po' strano. Però una volta che si sono asciugate, o comunque se fate come me, mettete una velina e tamponate, si asciuga ancora prima e l'effetto poi, oltre che essere pazzesco, dura tutto il giorno e, cosa importante, non secca. Dunque anche questo secondo me è una cosa veramente importante per chi come me magari ha delle labbra, delle labbra screpolatissime. Poi, altro prodotto che invece, diciamo sì, è un finito, ma che ho deciso proprio di buttare e di declatterare di conseguenza, a mani in cuore, è la Too Faced Chocolate Bar. Questa qua, ragazza, allora, c'ha la bellezza di, se non 4 anni. E gli ombretti, allora, sono in queste condizioni, cioè l'ho usata un botto, non sono tra i più bucati della vita, però l'ho portata comunque a un buon punto. Calcolate che poi ci sono due ombretti, ossia questi due, che li ho sempre odiati perché secondo me erano proprio insulsi. Per il resto ho cercato di utilizzarli tutti, ma la sto praticamente buttando perché gli ombretti proprio non tengono più sull'occhio. Cioè l'ho riprovato ultimamente, ma anche con primer, quello di Smashbox, che comunque fa durare gli ombretti fino a sera, cioè dopo 10 minuti erano tutti sbiaditi o comunque si univano tutti, cioè purtroppo si sono rovinati gli ombretti, dunque sono costretta a buttarla. Calcolate che questa è stata la mia prima palette costosa, dunque ci sono affezionata, però purtroppo non so se tenerla, diciamo, come ricordo o come collezione, però comunque è un prodotto che per me è un finito e vorrei in teoria buttare, dunque poi vedremo. Poi passiamo adesso al reparto skincare, che sono veramente due prodotti se non sbaglio. Allora, il primo sono queste qua, le salviettine struccanti del Mauris, queste qua, che appunto compro nei magazzini Maus. Questa è una versione celeste per pelli sensibili, le amo, le ricompro, le ricompro, veramente sono fantastiche, struccano bene, non irritano, non seccano la pelle, ottime, e costano solamente 1,70€ se non ricordo male, e calcolate che sono la bellezza di 64, vediamo dove sta scritto, sì, 64, e comunque c'è scritto infatti che sono anche per pelli sensibili, dunque top. Poi un altro prodotto che ho finito è questa mousse detergente delicata per pelli sensibili di Vivi Verde Coop. Vi ho parlato poco tempo fa appunto nel video dei preferiti skincare, anzi se non l'avete visto ve lo lascio qua in alto nelle schede, ovviamente ripeto non so mai dove escono queste schede, non mi ricordo mai, se non sbaglio di qua. E comunque lì vi ho fatto vedere ultimamente che stavo adorando un'altra mousse detergente, che però è quella di Sien alla mandorla, che infatti, ripeto, ancora adesso adoro, però appunto prima stavo utilizzando questa qua di Vivi Verde Coop, che anch'essa ho adorato, infatti è da qui che è nato il mio amore per le mousse detergenti, che sono appunto anche questa, come quella che, come dicevo in quel video, è fatta così col punk, è fatta tipo a schiuma e serve appunto per detergere il viso. Questa però appunto è della Vivi Verde Coop, dunque l'avevo trovata dentro le coppe o comunque anche nelle Hyper Coop se non ricordo male. Costa sui 4-5€, anche questa comunque la Verde Coop è un marchio comunque eco bio, che c'hanno, hanno buoni ingredienti e comunque, che volevo dire? Mi sono dimenticata, hanno buoni ingredienti e comunque sono veramente ottimi come prodotti, però ecco, se li trovate io ve li consiglio, avevo provato anche la crema, mi c'ero trovata veramente bene, qualche altro prodotto, sì, le maschere. E niente, comunque ritornando a lei, appunto l'ho terminata, è appunto per pelli sensibili con estratto di calendula ed estratto di camomilla provenienti da agricoltura biologica, azione dolcente, addolcente, senza oli minerali, siliconi, coloranti, profumi sintetici e polimeri sintetici. Ha 12 mesi di scadenza e sono 150 ml, dunque se trovate appunto nelle coppe, nelle ipercoppe, questa mousse detergente, io vi consiglio di provarla perché è veramente buona. E poi, come ultimi due, diciamo, prodottini, ma sono due campioncini, sono due creme. Allora, la prima è questa qua di Too Faced, che mi hanno mandato con l'ordine di Sephora. È la Promotes Healthy Skin and Happy Mind. No, quello penso che sia, diciamo, il logo? No, non lo so, vabbè, comunque. È la Ultra Nourishing, niente, oggi non riesco a parlare, vabbè, Night Cream di Too Faced, della linea Hangover. Questa qui, vabbè, faccio prima a vederla perché sono 15.000 nomi, è questa qua,
niente, è molto carina, molto molto nutriente, dunque secondo me è proprio adatta appunto per la notte. L'unica cosa è che io, soprattutto per la skincare, cerco di comprare prodotti che hanno un buon ICI, diciamo, abbastanza. Invece però questa qua, se non ricordo male, aveva il silicone. Sì, ha calcolato che al dimeticone, al secondo posto e al terzo posto c'ha i petrolati, dunque non è il massimo, perché comunque se appunto lo usate tutti i giorni, secondo me fa uscire schifezze e impurità alla pelle, perché comunque appunto non ha buoni ingredienti, soprattutto ai primi posti. Però comunque devo dire che la mattina aveva una buona pelle, una bella pelle comunque morbida e compatta, solo che con questi ingredienti non credo che mai acquisterò. E poi comunque penso che sia una crema abbastanza costosa, penso che si aggiri intorno almeno sui 20-30 euro. E poi l'altro campioncino invece di questa crema dell'Occitane, Occitane, non so come si dice, Occitane, oh, non lo so, comunque è questa crema ultra diseltante. Sì, vabbè, faccio rima anche qua a farvela vedere, perché tra inglese e francese non si sa quale è peggio. Comunque è questa qui. Questa qua anche è molto molto carina, e il prezzo non lo so, però devo dire che mi sono trovata veramente bene. Anche questa comunque era una crema idratante. Vediamo qua, tra gli inci, no, non era poi neanche così male come inci, diciamo, sì, abbastanza buona, dunque probabilmente, chissà, un giorno la riacquisterò. E niente, questi sono tutti i miei prodotti finiti del reparto make-up e skincare del periodo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscete qualcuno di questi prodotti, se li avete provati, come vi ci siete trovati, o comunque se avete semplicemente altri prodotti del skincare da consigliarmi. Io vi invito di nuovo a iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti, e di attivare la campanellina accanto per non perdervi nessun video, e di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!